Buonasera Londra. Allora, degli scienziati hanno preso due gruppi di topolini. A uno li hanno fatti mangiare con il termine scientifico è di merda, e agli altri li hanno fatti mangiare bene. Dopo un po' di tempo, ovviamente, quelli che mangiavano di merda sono ingrassati, mentre gli altri hanno mantenuto un normo peso. E fin qui è tutto normale. Ma che cosa hanno fatto? Hanno provato a cambiare il microbiota, ovvero la flora batterica e i batteri intestinali dei due gruppi, e hanno messo il microbiota dei topolini ciccioni che mangiavano male in quelli magri e viceversa. E che cosa hanno scoperto? Che i topi grassi sono naturalmente diventati magri, mentre quelli magri sono diventati grassi. Ma com'è possibile? Ma allora le calorie non contano? Certo che contano, ma cerchiamo di capire perché. Si dice che il nostro intestino è il secondo cervello e in effetti anche anatomicamente è un po' così, perché la maggior parte dei neuroni del nostro corpo, dopo il sistema nervoso centrale, sono situati proprio nell'intestino. La serotonina, per esempio, che è tanto famosa a livello cerebrale, si trova in maggior quantità proprio invece nel tratto intestinale. Avete in mente quando andate in un posto nuovo e non riuscite a fare la cacca? Questo succede perché la vostra che influenza anche il tratto digerente e il rapporto è duplice. Anche il nostro intestino influenza la nostra psiche. Ma ora cerchiamo di capire perché i topolini che erano grassi con un microbiota positivo sono diventati magri. Le cellule dell'intestino si chiamano enterociti e si nutrono prevalentemente di acidi grassi a corta catena. I batteri positivi del microbiota prendono le fibre solubili e l'amido resistente e li trasformano in acidi grassi a corta catena. Così, a seconda di quanto riusciamo a nutrire le cellule del nostro intestino, abbiamo dei segnali sul senso della fame e della sazietà a livello ipotalamico. Più i nostri enterociti stanno bene e più siamo sazi. La regolazione così della fame passa per un microbiota positivo. Purtroppo però è sempre più facile andare incontro a disbiosi intestinale, ovvero a un'alterazione negativa della nostra flora batterica. Succede perché beviamo alcol o fumiamo, perché siamo stressati, perché assumiamo antibiotici e tanti altri fattori. Le disbiosi che ci interessano oggi sono tre: la disbiosi deficitaria, che è dipendente da uno stile di vita non sano e dall'assunzione di antibiotici che portano ad alterare in modo negativo la nostra flora batterica; la disbiosi putrefattiva, che riguarda la parte finale dell'intestino e arriva quando mangiamo troppa carne e troppi grassi; e la disbiosi fermentativa, che invece riguarda la prima parte dell'intestino e arriva quando mangiamo troppi carboidrati e troppi zuccheri, come vediamo in medio stat virtus. Per far sì che il nostro intestino e i nostri batteri stiano bene, dobbiamo adottare uno stile di vita sano, non dobbiamo mangiare prodotti animali, soprattutto se d'allevamento e molto grassi in eccesso, ma non dobbiamo mangiare neanche anche troppi carboidrati, soprattutto zuccheri. È importante prediligere quei glucidi che il nostro apparato digerente non riesce subito ad assimilare, perché non verranno scomposti soltanto dalla prima parte dell'intestino, ma andranno a nutrire anche i batteri che stanno nel colon. Tra tutti gli alimenti che si possono raccomandare, sicuramente sia le banane sia l'avena hanno un particolare tipo di fibre che aiutano molto la nostra flora batterica.